Milano Street Control. Un key lanciata in un cestino. La ricerca in auto e il sequestro di Maxi di Hashish. Lunedì mattina. Gli agenti della stazione polizia Bonola, guidati dal manager Antonio D'Urso, hanno arrestato 26 anni vecchio origine marocchina. Nell'auto ha mantenuto 149 pani nascosti per un peso totale 25 kg e quasi 10.000 euro in contanti. Nascosti in paio calzini. Il controllo in strada. Il 20 anni, residente Lissone, con permesso soggiorno regolare precedenti specifici risalenti a qualche anno fa, è stato fermato per assegno lunedì mattina all'angolo di via Paravia e via Zamagna, nel cuore San Siro. Era davanti bar alle 11.30, disse che era lì per prendere caffè. L'uomo sembrava immediatamente nervoso e agitato, tanto che i poliziotti decisero di approfondire i controlli, mentre gli agenti stavano conducendo indagini sulle sue informazioni generali ai database della polizia. Il marocchino lanciò qualcosa in un cestino della spazzatura. Gli investigatori non vedevano ciò che aveva appena lanciato, ma immediatamente frugati nel contenitore, trovando una chiave con il simbolo Volkswagen. A quel punto, la caccia alla macchina è iniziata, che si è conclusa poco dopo, davanti alla porta d'ingresso sinistra di un palo blu. Le calze con i soldi sono state trovate sotto il sedile del conducente, nel tronco, sotto una lastra rimovibile. La 149 bastoncini di Hashish avevano avvertito, contrassegnati con adesivi con il design di un ombrello verde. In manette il marocchino è stato arrestato, in accordo con il procuratore Francesco Caiani, e portato a San Vitture, in attesa dell'udienza di convalida di fronte al giudice investigativo. L'ipotesi ancora da esplorare è che il 26 anni era a San Siro per fare una consegna straordinaria ai cavalli della zona. Le indagini continueranno a capire dove fosse diretto il Nord Africa, analizzando le immagini delle telecamere e dei contatti telefonici. La strategia dei controlli degli agenti della stazione polizia Bonola è sempre stata impegnata nella lotta contro gli affari droga nell'area che ruota attorno a Piazzale Selinunte. Rientra in un piano d'azione più articolato messo in atto dalla prefettura Mirei per degradare il quadrilatero strada più problematico San Siro e riqualificare i loro complessi popolari alla massima altitudine abusiva.